Buonasera a tutti, con grande piacere stasera parliamo con donne, del pensiero delle donne per ripartire davvero. L'obiettivo di questo panel è ambizioso ma al tempo stesso semplice, cioè è illustrare la visione del mondo che verrà, che queste donne possono condividere con noi e capire che mondo vorrebbero, come si configurerebbe questo mondo per costruire un futuro migliore. Noi vogliamo sentire cosa le donne hanno da dire sul futuro, con voce autorevole, forti, delle esperienze che non prescindono dall'appartenenza di genere, ma che non sono limitate da queste, dal punto di vista che la loro prospettiva del ruolo e dell'alta competenza acquisita conferiscono. Stasera quindi parliamo di welfare di prossimità, di dati statistici ufficiali, di lavoro, di prospettiva di genere sul lavoro, di privacy, di formazione, di competenze digitali e attrezzature digitali con Elisabetta Camussi, che è professoressa di psicologia sociale all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ha fatto parte della commissione Colao ed è esperta di questioni di genere e di welfare di prossimità. Sentiamo poi la visione di Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat per la valorizzazione delle statistiche sociali e demografiche. Ha guidato il processo di profondo rinnovamento delle statistiche ufficiali, sociali e di genere, dando visibilità a molti invisibili, anziani, donne, bambini, migranti, persone LGTB. È stata referente per l'analisi per l'indagine nazionale Covid Ministero della Salute e ha fatto parte della commissione Colau. Ginevra Cerrina Feroni è professoressa di diritto costituzionale comparato europeo dell'Università di Firenze ed è vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali. La sua visione sulla privacy sarà veramente molto interessante e utile. È completata da Enrica Maturo, professoressa di sociologia generale, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II. Enrica ha fatto parte della commissione Colao, si occupa di formazione e di accesso alle materie STEM. Infine interverrà Elisabetta Romano, che da agosto 2020 è amministratore delegato di Sparkle, l'operatore wholesale globale del gruppo TIM, che è fornitore di servizi di comunicazione attraverso una rete internazionale di più di 540.000 chilometri di fibra terrestre e cavi sottomarini, quindi esperta di digitale sicuramente. Allora, insieme iniziamo e la domanda che io rivolgo a tutte voi è: qual è la vostra visione del mondo che verrà? Questa emergenza Covid e le fasi successive ci hanno aperto punti di vista su molti aspetti e vorrei capire da voi come vorreste che si configurasse il mondo per costruire un futuro migliore. Dal vostro punto di vista e competenti donne inserite nella vita professionale e istituzionale del nostro paese. Prego, iniziamo da Elisabetta. Va bene, grazie, buon pomeriggio, grazie Monica Pratesi, grazie alle colleghe qui presenti e all'organizzazione di un seminario che appunto sottolinea quale è e deve essere il ruolo delle donne nel rilancio del paese. Credo sia stato anche la dimensione che mi ha spinta ad accettare la convocazione del Comitato Colao e ad attraversare un'esperienza non semplice in un periodo non semplice per la nostra nazione, ma un'esperienza che per me era fondamentale dal punto di vista dell'attenzione ai bisogni delle persone, esattamente perché la domanda con la quale da sempre lavoro, occupandomi di questioni di genere, che vuol dire non solo certamente di questioni di donne, ma di questioni di donne e di uomini, di vita quotidiana, di bisogni sociali e psicosociali, la mia domanda è sempre stata: a chi interessano i bisogni delle donne e chi risponde ai bisogni delle donne? Nella misura in cui attraverso i bisogni delle donne c'è il racconto della vita quotidiana,
quotidiana, cioè entra nelle dimensioni e anche fortunatamente attraverso le donne nei luoghi decisionali, la dimensione della vita quotidiana, della vita delle persone e dell'attenzione contemporanea ai singoli e ai gruppi. Per questo motivo, se devo provare a rispondere alla domanda su quale futuro vorrei, la mia risposta è che essendo psicologa sociale io mi sono sempre occupata di cambiamento sociale e so molto bene, come tutte le persone che ragionano in termini di cambiamento, che il cambiamento è qualcosa che naturalmente accade, ma nel suo naturale accadere può essere ostacolato, promosso, facilitato, accelerato, rallentato, eccetera, eccetera. E io credo che tutto ciò che attiene questa dimensione di relazione tra il presente e il futuro attuale in questa dimensione post-pandemica chieda di essere non semplicemente fortemente accelerato, ma anche fortemente accompagnato. Nel mio dire fortemente accompagnato, voglio porre l'attenzione ad una possibile risposta su a chi interessano i bisogni delle donne e di che cosa parliamo quando parliamo dei bisogni di cui le donne si fanno portatrici, perché una delle azioni che in maniera forte e condivisa abbiamo messo all'interno del piano è stata un'attenzione rinnovata, specifica, ma da attualizzare attraverso dimensioni che peraltro noi abbiamo precisamente indicato, alla dimensione proprio della prossimità agli individui, perché il rischio lo stiamo vedendo anche, no, con molte delle scelte che vengono fatte in termini di utilizzo del Recovery Fund, il rischio che talvolta si corre è un investimento su dimensioni di considerate innovative, dove l'innovazione purtroppo non è un'innovazione che tiene dentro le persone, come se innovazione tecnologica e innovazione sociale non fossero binari che possono solo che procedere parallelamente. Per me è così e non lo è certamente solamente per me, ma lo dimostrano tutti i dati, visto che siamo ad un convegno di statistica e demografia, lo dimostrano tutti i dati sulle nazioni che hanno quello che ad oggi viene ormai considerato e misurato come l'indice di felicità, dove sappiamo che in questo concetto di felicità ci sono dentro dimensioni oggettive e soggettive. Ecco, le nazioni che hanno il miglior indice di felicità distribuito e diffuso tra la popolazione sono le nazioni che hanno saputo appunto percorrere contemporaneamente la dimensione dell'innovazione, per così dire, tecnologica, quella che immediatamente ci viene in mente sentendo la parola innovazione, e l'innovazione sociale, senza tenere queste due dimensioni separate o tanto più senza fare l'operazione che spesso si rischia di fare di considerare innovazione tecnologica prioritaria e quella sociale del tutto secondaria, come qualcosa di cui ci si può occupare successivamente o come durante molte delle discussioni che durante questo periodo progettuale abbiamo avuto veniva definita sì sì dopo dopo. Allora per me dopo dopo è adesso adesso e adesso adesso significa che una situazione sulla quale la nostra nazione ha assolutamente bisogno di in alcuni luoghi privilegiati della nazione tornare e in altri assolutamente esserci per la prima volta è esattamente la prossimità agli individui. Una delle dimensioni sulle quali infatti abbiamo ragionato è della necessità assoluta di costituire, rinforzare, riattivare, progettare, finanziare e diffondere il cosiddetto welfare di prossimità. Che cos'è il welfare di prossimità? Tutti noi conosciamo benissimo l'esistenza dei servizi, intesi come servizi pubblici nella nostra nazione, e consideriamo altrettanto importante l'insufficienza di questi servizi, non solo per la distribuzione ineguale sul territorio nazionale, ma anche e soprattutto per le difficoltà di accesso in termini di numero di operatori, in termini di ore di apertura, in termini di presenza capillare o meno sul territorio che i servizi presentano. L'idea di costituire presidi di welfare di prossimità, che abbiamo anche definito presidi di resilienza psicologica, e poi vado a dire che cosa significa questo, ha significato nella progettualità che io ed altri condividiamo sul futuro, avere in mente dei luoghi, si chiamano per chi lavora in questi ambiti in gergo tecnico, servizi a bassa soglia, cioè dei luoghi a grande dimensione di apertura, di accoglienza, di fruibilità, presenti dove? Beh, la risposta non è difficile. Innanzitutto, se parliamo di grandi città, nei quartieri, tutti quelli centrali e quelli periferici. Se parliamo
di comuni, parliamo di presidi di welfare di prossimità da costituire presso luoghi di associazione tra comuni e comunque presenti inesorabilmente in tutti i comuni che abbiano più di 50.000 abitanti. Che cos'è l'idea di questi presidi multiservizi? Sono luoghi nei quali le persone, le donne in primis e le persone tutte, vengono aiutate a comporre la propria vita quotidiana nei diversi pezzi che di questa vita fanno parte, e quindi ad esempio con azioni e suggerimenti e accessi che favoriscano la conciliazione, ma anche con dimensioni di formazione, con attenzione alla scuola, con attenzione agli anziani, con attenzione agli adolescenti, dove quindi non solo le persone che vivono una dimensione di svantaggio, ma tutti gli italiani e le italiane come cittadini nelle diverse fasi di vita possano trovare sia il riferimento attraverso processi di reinvio a condizioni nella quale i servizi pubblici hanno già predisposto dimensioni, sia co-creare o suggerire bisogni, risorse e necessità che cambierebbero il loro indice di felicità, quindi lo status della loro vita quotidiana. In questo in particolare, credo Monica mi restino ancora 2 minuti se non ho sbagliato, prego. In questo in particolare vorrei sottolineare un ruolo per me molto importante della psicologia che in alcuni progetti ovviamente molto parziali abbiamo sulla città di Milano sperimentato, della psicologia come psicologia sociale, nella quale ci siamo inventati presso i laboratori di quartiere. Non siamo l'unica città ad averlo fatto, ma siamo tra le pochissime città che in Italia l'hanno fatto. Ci siamo inventati la figura degli psicologi e delle psicologhe di prossimità. Che ruolo hanno le psicologhe e gli psicologi di prossimità? Ma hanno il ruolo di stare nei cortili, di stare nei negozi, di stare nelle vie, di stare nei quartieri, di stare nei parchi, di stare nelle scuole, di stare presso i servizi sociali? Con che funzione? Non di una presa in carico clinica, ma di una diciamo percorso di facilitazione ad accompagnamento nell'aiutare le persone a riconoscere ciò di cui hanno bisogno e dove questi loro bisogni potrebbero essere soddisfatti. Concludo dicendo che questo per me è un modo fondamentale di dare valore sia alle donne, che molto sono in grado di esercitare questo tipo di professione, quindi nella dimensione professionale, sia alle donne e attraverso di loro i cittadini e le cittadine fruitori di questi servizi possibili, perché questo ha anche a che fare con il riattivare nelle persone tutte, nei cittadini e nelle cittadine tutte, una dimensione di pensabilità sul futuro. Il futuro non lo possiamo costruire stando noi da qualche parte a decidere che cos'è il futuro per gli altri, ma lo possiamo solo costruire se riattiviamo nelle persone una pensabilità sul futuro, che significa offrire loro spazi, competenze e modalità per pensare quali traiettorie di vita sono per ciascuno possibili a partire dalle concrete condizioni di esistenza. Chiudo dicendo che questo non si può fare se non ci si mette sia in relazione con il territorio nella sua complessità, e quindi ho in mente persone, servizi pubblici e terzo settore, e altrettanto non si può fare senza i dati come strumento costante di monitoraggio specifico e locale. Come Laura sa bene, io la prima risposta che do a chiunque dei miei studenti e studentesse mi chieda di ragionare su un problema psicosociale e venga con le proprie idee, la mia risposta è: Istat l'abbiamo aperto per vedere che cosa hanno rilevato? E con questo voglio dire, passo la parola, grazie di tutto e a dopo. Grazie, grazie Elisabetta, e grazie anche del passaggio, della cerniera, perché questa idea di presidi di resilienza psicologica là dove le persone vivono è un'idea che per essere realizzata ha bisogno di essere messa a progetto, e per metterla a progetto servono i dati. Allora, chi meglio di Linda ci può in questo momento raccontare come si fa a arrivare a dati che abbiano significato in questo momento e che tipo di prospettive per il futuro lei pensa che siano importanti nella produzione dei dati? Allora, come Elisabetta, ma anche Enrica Maturo, ho fatto parte anche io del Comitato Volao, e quindi insieme abbiamo portato avanti una riflessione molto concentrata, molto intensa, proprio su questo, su che cosa vuol dire il mondo che verrà e quali dovevano essere gli aspetti strategici, no, di fondo. E non c'è dubbio che l'aspetto dei dati sia un aspetto cruciale, perché avere
una base di dati adeguato, quello che ci permette di poter prendere le decisioni nel modo migliore possibile. Nel comitato Colao tre sono stati alla fine i punti su cui ci si è concentrati: l'innovazione e la digitalizzazione come asse strategico, e la rivoluzione verde, il secondo, e il terzo, la parità di genere e inclusione. Perché li ricordo? Perché secondo me qui c'è stato proprio un cambiamento cruciale, fondamentale, perché per la prima volta la parità di genere diventa un obiettivo strategico dell'azione di governo. E questo elemento implica necessariamente, quindi non in contrasto con la battaglia per le disuguaglianze sociali ad ampio spettro, che ovviamente si affianca a questo, lo sviluppo della parità di genere è qualcosa che aiuta anche nel combattere le disuguaglianze complessivamente. Basta solo pensare che se cresce l'occupazione femminile al sud, questo permette di migliorare la povertà del sud, no? come conseguenza. E non a caso, proprio nell'ambito della strategia che abbiamo ipotizzato, uno degli assi di azione è quella della valutazione di impatto di genere delle politiche, che significa strutturare tutte le azioni politiche sulla base dell'impatto nella fase di disegno delle politiche e nella valutazione delle politiche a posteriori, cosa che nel nostro paese non è mai stata fatta, o perlomeno viene fatta tradizionalmente non certo per misurare l'impatto di genere, ma per misurare complessivamente un impatto in termini finanziari di una determinata azione. Quindi questo è già un nodo cruciale. Perché penso che sia cruciale? Perché se noi andiamo a vedere con l'analisi dei dati gli aspetti che riguardano l'equità di genere o l'uguaglianza di genere, quello che noi dobbiamo sottolineare è che nel confronto con gli altri paesi avanzati l'Italia sta indietrissimo. Cioè negli indicatori fondamentali che riguardano il tasso di occupazione femminile, il tasso di occupazione delle donne che hanno bambini piccoli, noi siamo in fondo la graduatoria europea e non siamo parte dei paesi più avanzati con gli indicatori. Cioè, su questo fronte l'Italia non ha fatto un passo in avanti e i dati sono molto molto critici complessivamente, perché non ha fatto un passo in avanti perché c'è la differenza nord-sud, perché non ha fatto un passo in avanti perché c'è la differenza tra donne istruite e donne non istruite. Devi essere super istruita per giocarti veramente le tue carte, ma anche se sei super istruita gli indicatori ti dicono che entri più tardi nel mercato del lavoro, guadagni di meno degli uomini nel mercato del lavoro, interrompi quando hai un figlio, introduci il part-time, prendi il part-time della nascita del figlio se non interrompi, in più hai più lavoro precario degli uomini e così via potrai continuare. E questo nodo, che è un nodo cruciale di battaglia contro le disuguaglianze, non è mai stato affrontato seriamente. E ahimè, quello che purtroppo sto vedendo che per ora non è affrontato nelle linee strategiche fondamentali che stanno venendo fuori, o perlomeno dai primi documenti che stanno emergendo. Perché dico questo? Dico questo perché trovo nelle linee guida, per esempio, che sono state elaborate da parte del governo, trovo una sottolineatura delle infrastrutture, una sottolineatura della necessità di investire su infrastrutture economiche, su infrastrutture per la mobilità sostenibile, tutte questioni che sottolineo, su cui sono assolutamente d'accordo, perché sono questioni che servono al paese, ma nessuna attenzione sulle infrastrutture sociali.
Questo che significa? Significa che quello che è stato fatto in moltissimi paesi, negli anni, nei paesi nordici addirittura, è stato iniziato da quando? In Svezia, per esempio, da quando le donne hanno cominciato a entrare massicciamente nel mercato del lavoro, hanno iniziato la seconda metà degli anni 50, degli anni 70. Da noi questo non è stato mai fatto, è sempre stata la regola che il lavoro non retribuito delle donne, che è quello tra i più schiaccianti nel nostro paese a proposito di dati, a confronto con gli altri paesi avanzati, praticamente tutto ciò che riguarda la cura è qualcosa demandato al lavoro non retribuito oppure relegato al lavoro non qualificato e non valorizzato socialmente. Ne abbiamo anche parlato nel web meeting, in particolare relativo alla sanità, che abbiamo fatto proprio poco fa, in cui sostanzialmente, per esempio, Nerina Dirindin diceva che le politiche sanitarie hanno risentito fortemente dell'assenza delle politiche sociali, hanno risentito fortemente dell'assenza delle politiche nel campo dell'assistenza sociale. Noi siamo un paese in cui su questo si è delegato alle donne, e le donne per assumere questo carico hanno pagato un altissimo prezzo, perché volendosi e, come dire, realizzare su tutti i piani, dopodiché non avevano gli strumenti per riuscire a farlo. Dovevi avere la nonna che ti accudiva i bambini, ma quella nonna era sovraccarica perché doveva farsi carico anche degli anziani non autosufficienti. Quindi questo nodo delle infrastrutture sociali, che poi noi nel Comitato Colao abbiamo visto nell'ottica del welfare di prossimità, perché deve essere un welfare che cura la persona, in cui la cura della persona è al centro, l'abbiamo visto come un asse strategico fondamentale. Noi siamo ancora al 23% di bambini che vanno al nido, quando l'obiettivo europeo era 33%. 10 anni fa, era obiettivo per il 2010, e ancora facciamo fatica ad arrivare al 33, e al sud altro che 23, siamo al 10, ci sono zone dove siamo sotto al 5, cioè siamo in una situazione in cui questa assenza di attenzione alla cura delle persone si traduce non solo in disuguaglianza rispetto alle donne, ma in disuguaglianza d'opportunità per i bambini, perché se i bambini del sud non vanno al nido, si è dimostrato che il nido serve per il percorso, per la qualità del percorso, degli esiti positivi del percorso scolastico dei bambini. Se al sud il 15% dei bambini anticipa la scuola dell'infanzia perché le mamme non sanno che lavorano, sanno dove lasciarli, questo peggiora ulteriormente la situazione, perché quello non è adeguato. Se al sud non c'è tutto il tempo pieno, diciamo così, nelle scuole, che sappiamo non essere diffuso, quella è una perdita secca per i bambini delle famiglie svantaggiate. Allora, il problema serio è che questo paese, tranne che nella fase, alla fine degli anni 90, in cui si è investito, si sono fatte una serie di leggi, come i congedi parentali, la 285 servizi innovativi per l'infanzia, la 328 sull'assistenza, e quindi si è cercato di dare una spinta innovativa con le leggi, salvo poi non applicarle, perché questo è il problema, non applicarle. Allora, qual è chiaro che il mondo che verrà non può basarsi solo su questo, però un punto cruciale e fondamentale è quello posto dalla piattaforma Colao: parità di genere, perché parità di genere non serve solo alle donne, è un obiettivo fondamentale per ridurre la disuguaglianza in senso lato tra anziani, tra disabili, tra bambini, e per migliorare la qualità della vita di. Bene, grazie Linda. Tutto questo senza dati non è possibile, quindi senza una conoscenza dei fenomeni basata sui dati
raccolti sui dati ufficiali non è possibile. E allora, questi ci sono, certamente. I dati ci sono, parlano chiaro. Si tratta di accederli, di renderli anche forse accessibili al mondo scientifico, oltre che al mondo degli addetti ai lavori, per poter analizzare e tirar fuori tutte le informazioni che già è possibile tirar fuori, ma aggiungercene anche altre. Allora, io chiedo a questo punto un intervento a Ginevra Cerrina Feroni, che si occupa di privacy, per coordinare questo tema dell'accesso ai dati individuali, dell'accesso ai dati e della privacy con la sua visione del mondo che verrà, una visione al femminile. Grazie Ginevra. Grazie a voi e dell'invito. Io provo allora a collegare i temi di questo panel con questo mio nuovo ruolo che ho assunto da circa un mese dentro l'autorità garante della privacy, senza perdere però il mio ruolo di costituzionalista, che evidentemente mi accompagnerà sempre. Allora, volevo partire forse da una riflessione, che è il nuovo decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020, che a mio modo di vedere persegue un obiettivo molto importante, che è quello di consentire all'Istat, visto che oggi si ragiona esattamente di questo, di effettuare delle rilevazioni statistiche per valutare, tra l'altro, una serie di indicatori molto delicati: il ruolo di isolamento degli anziani, i soggetti in detenzione, l'interruzione delle cure su malattie croniche, le famiglie, il ruolo delle donne, il contributo reso dalle donne nella vita quotidiana. Cioè, è una previsione importante, ambiziosa, perché cerca di individuare quelli che sono i bisogni che emergono da questa nostra tragica situazione. Sulle donne, lo sappiamo, l'avete detto bene, ieri con le colleghe costituzionaliste abbiamo fatto un convegno proprio su questo, cioè emergenza Covid e ruolo delle donne e diritto costituzionale. Abbiamo visto che sulle donne si è scaricato durante l'emergenza ed anche adesso il maggiore carico di una situazione senza precedenti. Quindi è chiaro che i temi sono questi. Ora, per effettuare queste rilevazioni statistiche bisogna entrare nel mondo delle donne. Bisogna attingere alle informazioni più intime della loro vita, significa in qualche modo entrare nel loro io più profondo e significa dunque infrangere la loro sfera di riservatezza. E allora, e forse appunto questo può essere una chiave di lettura del mio ruolo, la privacy diventa forse la chiave davvero per aprire le donne al mondo e rompere l'isolamento delle situazioni più difficili vissute da alcune di loro. Allora, voi direte, ma è un ossimoro, no? Come si fa a coniugare privacy e rilevazioni statistiche, quindi il ruolo delle donne? Allora provo appunto a ragionare proprio in questi termini. Io direi che le garanzie e le tutele che oggi sono previste a livello normativo sulla protezione dei dati personali ai fini del loro corretto trattamento rappresentano proprio il collegamento giuridico che consente di unire il mondo più intimo, in questo caso delle donne, con quello della rilevazione statistica. Anche perché la privacy, non c'ho tempo di entrarci più nel merito, si è evoluta nel corso degli anni. Non è più il diritto ad essere lasciato solo, cioè il diritto a escludere gli altri dalla tua sfera più personale, ma oggi privacy significa gestione dei propri dati e corretto trattamento dei dati. E allora io credo che in questo connubio tra privacy e attività statistica si possa giocare anche un futuro del rilancio del nostro paese. Perché? Perché le garanzie che derivano dalla disciplina della materia della protezione dei dati possono spingere le donne a fornire con sicurezza le informazioni che riguardano gli aspetti più intimi della loro vita, proprio in una prospettiva solidaristica che permea tutta la nostra Costituzione.
Ora è chiaro che non vuol dire che il giurista si trasforma in uno statistico e viceversa, sono due settori diversi e diversi devono restare. Il giurista però può fornire alla statistica diciamo, gli strumenti, la cornice per una rilevazione utile e raggiungere dei risultati di migliore qualità, mentre la statistica può dare e può indicare al giurista nuovi orizzonti di conoscenza. Quindi io credo che se noi riteniamo, e io ritengo, che l'essere donna diventa il volano per un imprescindibile aggiornamento del welfare pubblico, la protezione dei dati diventa una chiave di volta, proprio per consentire alle donne di offrire gli strumenti al decisore pubblico. E in questo senso io credo che la prospettiva debba assolutamente essere questa, anche se a prima vista può essere uno simbolo. Io qua mi fermo perché naturalmente poi se c'è anche un secondo giro, certo, se si può anche interagire, non voglio annoiarvi su cose troppo tecniche, ma secondo me possiamo entrare più nel merito anche dei temi. No, ma certo, secondo il nostro modo di vedere, il mio modo di vedere, questo filo rosso da fenomeni, tra virgolette, realtà nuove, obiettivi politici importanti coniugati con queste nuove realtà e produzione di dati, gestione dei dati e quindi anche problematiche, anzi soprattutto problematiche di gestione della privacy, è importante. Così come è importante, secondo questo filo rosso, proseguire e chiedersi, ma siamo maturi, le donne sono mature per conoscere tutto questo in un mondo che cambia, in un mondo sul quale ci sono state delle aperture durante il periodo Covid segnalando le problematiche maggiori, certamente la prossimità, ma anche la necessità di competenze digitali, la necessità di essere formate, che tipo di formazione hanno avuto e stanno avendo le donne. Forse Enrica Maturo su questo ci può dire qualcosa di più specifico per completare. Sì, sicuramente. Enrica. Sì, sicuramente. Grazie. E credo che oggi questi nostri interventi si integrano molto bene perché ognuna di noi sta affrontando un aspetto diverso di uno stesso tema che è quello della parità di genere. E appunto nel lavoro comune che noi abbiamo fatto nel Comitato Colao, in qualche modo abbiamo toccato anche questo e poi vedremo, insomma, abbiamo pensato anche di dare dei suggerimenti per risolvere questo problema, perché se il nostro paese non brilla per consapevolezza digitale in genere e per capacità di gestione del digitale, il problema si presenta ancora più grande per le donne, cominciando proprio a monte, cioè con la scelta che le donne fanno quando entrano nel sistema formativo superiore. Noi oggi sappiamo tutti, Linda ci potrà dire anche con maggiore precisione, ma noi sappiamo che le donne hanno i risultati migliori nel sistema formativo e questo è un dato internazionale a tutti i livelli, sia nella scuola primaria, secondaria, superiore e anche nell'università. Ma la differenza è molto forte nelle scelte, perché quando noi parliamo delle cosiddette area STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, vediamo che le donne hanno grande resistenza ad andare su questi temi e questo le blocca anche sul mercato del lavoro, perché oggi il mercato del lavoro si sta muovendo e si sta rinnovando proprio su questi temi, ma interesse o anche proprio percezione di sé come portati per la matematica vede grandi differenze, perché i maschi nella scuola superiore si dichiarano portati per questi studi nel 50% dei casi e solo nel 30% quando parliamo delle donne. E quando si chiede ai ragazzi della scuola superiore che cosa farai, solo un 30% delle donne dice che vuole intraprendere un tipo di carriera di questo tipo.
ma se poi andiamo a disaggregare, vediamo che anche quando scelgono di entrare in quest'area, che cosa succede? Che le donne vanno di prevalenza in medicina, infatti addirittura l'88% delle donne che scelgono tra gli studenti che vogliono andare a medicina sono donne contro solo un 12% dei maschi e un po' la chimica, ma le altre, cioè quelle cosiddette STEM hard, sono trascuratissime e in particolare l'informatica che diventa poi sempre più necessaria. Nel mondo che come si sta configurando, viene scelta soltanto dal 33% delle ragazze. Se poi andiamo a vedere, appunto, io parlavo di mercato del lavoro, delle nuove figure professionali, e sono contenta di sapere che dopo di me, cioè a parte che tutte si occupano di dati e di digitale, ma poi ci sarà qualcuno che proprio lavora in questo settore, ma tra le nuove figure professionali che ormai si vanno configurando come le più ricercate, la stragrande maggioranza è fatta da uomini, proprio nel caso nella ricerca di persone che si occupano di protezione dei dati, quasi il 100% attualmente è fatto da maschi. Nelle strategie digitali e dell'informazione il 60% sono maschi, negli esperti di sicurezza, di cyber sicurezza, l'82% al momento sono maschi, il 70% dei data scientist e cloud computing esperti sono praticamente sempre maschi e quindi in qualche modo le donne, pur essendo la maggioranza degli iscritti all'università, vanno molto raramente in questi filoni. Che quali sono i problemi su questo? Sicuramente noi questo l'abbiamo in qualche modo evidenziato anche nel lavoro che abbiamo fatto nel comitato, c'è una specie di, non di pregiudizio, ma di stereotipo. E difatti una delle idee che noi abbiamo avuto è che nel promuovere la parità di genere ci vuole un contrasto forte agli stereotipi, con una forte incentivazione fin da subito delle donne, con una spinta alla formazione su queste nuove competenze e nuove capacità digitali, perché probabilmente il fatto di non sceglierle non dipende sicuramente da una incapacità di gestione o di affrontare questo tipo di studi, ma anche proprio dall'interiorizzazione di uno stereotipo per cui tu pensi che comunque non sia particolarmente, non sei particolarmente portata perché il contesto sociale ti spinge in una direzione piuttosto che in un'altra. E dunque un avviamento precoce delle bambine, ma già dei primi passi nel sistema scolastico a questi temi, anche l'educazione finanziaria, che è un altro degli aspetti trascuratissimi dalle donne in genere, avrebbe degli effetti molto forti sull'empowerment femminile, come pure, come accennava prima Linda Laura, anche una valutazione d'impatto dal punto di vista del genere, di tutte le misure e anche delle situazioni delle diverse misure messe in atto, sarebbe molto utile perché l'affermarsi di figure femminili, come alcune di quelle che appunto parlano oggi pomeriggio, può costituire anche un incentivo alle donne a intraprendere dei campi e dei settori che tradizionalmente non vengono associati al lavoro femminile. Un'altra direzione possibile, che anzi io vedo come una cosa particolarmente interessante per il futuro, è l'evoluzione che sta avvenendo nel settore proprio della digitalità e della trasformazione diciamo del nostro mondo, il mondo digitale, e il passaggio che linguisticamente rappresentiamo come passaggio da STEM a STEAM. No, scritto con la A, e quindi aggiungere a scienza, tecnologia, ingegneria,
arte e matematica, un nuovo modo di intendere il digitale che fa sì che sia anche molto importante una competenza, per esempio, di tipo grafico, una competenza di tipo anche umanistico, ma in senso lato, una competenza filosofica, una competenza di sociologica, di valutazione dei contenuti e dei loro impatti, che diventa indispensabile per una buona gestione anche della digitalità e di una nuova competenza che crea degli esperti che siano non tematici, ma non diciamo monodisciplinari, ma che abbiano una formazione a più ampio spettro. E questo potrebbe richiamare molto di più l'attenzione delle donne su questi settori disciplinari. E in qualche modo, quando noi parliamo di digitalità, dobbiamo renderci conto che non è lo scienziato dei dati, non è soltanto quello che costruisce l'infrastruttura tecnica, ma è quello che riesce a valutare i contenuti, costruisce i contenuti, è capace poi anche di analizzare nell'impatto sociale e in questo può essere preziosissimo uno sguardo femminile. E dunque ben venga qualunque azione che, da un lato, come diceva Linda Laura, liberando le donne da questo carico aggiuntivo di cura che nel nostro paese le schiaccia e schiaccia le loro potenzialità, ma anche quindi tutto quello che si è detto sul welfare di prossimità, ma anche un contrasto agli stereotipi tale che permetta alle donne veramente di liberare le molte potenzialità che hanno e quindi arricchire anche il mondo delle tecniche, della digitalità, di uno sguardo nuovo e di uno sguardo un po' più completo e meno specialistico di quello che succede oggi in questo momento. È uscito soltanto una cosa, ma a Napoli c'è un'esperienza delle Academy, l'Apple ha aperto insieme all'Università di Napoli un'Accademia, una Apple Academy che prepara i giovani effettivamente con al massimo degli esperti del mondo digitale. Si iscrivono persone di tutte le provenienze disciplinari, non c'è un vincolo. Beh, dei primi 100 laureati di questa Academy, la migliore in assoluto è stata una laureata di culture digitali e della comunicazione, che è una disciplina attiva presso le classi di laurea sociologiche. Quindi non è detto che soltanto chi proviene dagli studi informatici ha poi la capacità di entrare in questo mondo. Ci si entra meglio con una forte competenza tecnica, ma anche con uno sguardo aperto e una capacità appunto di leggere, interpretare questi dati e di capire qual è il loro senso ultimo e il loro impatto sociale. Grazie Enrica, questo ci dà l'opportunità di dire anche che leggere i dati e interpretarli richiede ovviamente delle competenze di natura analitico-statistica, nelle quali spesso le donne sono delle, voglio dire, una gran parte degli studenti, questo è forse, non so, questa cosa a metà strada fra le scienze umane e forse la tecnologia, la nuova tecnologia, può essere un'opportunità per il futuro, un linguaggio nuovo magari. Certo, però facciamone parlare a chi la vive questa dimensione tecnologica particolare, nuova e fondante la nostra vita quotidiana, cioè Elisabetta Romano, che senz'altro più di me e forse in media più di noi riesce a dire esattamente questa tecnologia dove ci porta. Che visione ne ha Elisabetta? Allora, ovviamente quindi l'aspetto tecnologico, diciamo l'importanza dell'aspetto tecnologico, che mi piace diciamo definirlo inclusivo, etico e sicuro, e poi diciamo vediamo perché di queste tre, diciamo, tre modi di qualificarlo. Allora, penso che con l'emergenza Covid, penso che tutti quanti noi ci siamo resi conto di quanto la tecnologia fosse importante. Io dico sempre che probabilmente il Covid ci ha fatto fare un salto
in Italia, ma non penso solo in Italia, probabilmente di 10 anni, di un decennio. Io ho 3 figli, l'ultimo ha 10 anni e mezzo, e vedere le mamme con quanta velocità hanno cominciato a utilizzare Zoom piuttosto che gli altri tools e, diciamo, e Google e quant'altro per, diciamo, per supportare i figli, devo dire che questo, diciamo, dallo spavento iniziale ha dimostrato il fatto che in effetti questo salto si poteva fare, eravamo forse un po' pigri, e questa emergenza in effetti ha dimostrato appunto che la tecnologia poteva essere messa ad utilizzo, può essere messa ad utilizzo di cose ovviamente buone. Parliamo della medicina, parliamo anche della forma di smart working, della flessibilità che alcune persone possono avere utilizzando questi tools. Caso, diciamo, un'esperienza che ho vissuto col Covid era che prima di diventare CEO di Sparkle ero responsabile dell'innovazione in team, e stavamo lavorando su dei robottini che avevamo preso in California e ipotizzavamo delle applicazioni da fare con questi robottini negli ospedali, e quando ci lavoravamo pre-Covid ovviamente diciamo oddio, questo lo faremo ma chissà quanti anni ci vorranno perché sono cose troppo innovative. Beh, durante l'emergenza Covid una delle prime chiamate ci è arrivata dal Comune di Torino che voleva aiutare le strutture mediche a monitorare meglio, soprattutto diciamo strutture per bambini, e questi robottini che noi pensavamo su cui fare sperimentazioni e tenerci a casa per un po' di tempo hanno preso dritta la strada verso delle strutture mediche e una struttura no profit che è Casa Oz, che aiuta i familiari a stare vicino ai bimbi che sono malati o a riattivare i bimbi per certe attività. Quindi in effetti in quel caso il fatto che stavamo lavorando su certe cose che sembravano essere innovative invece sono servite d'urgenza. Ora, perché parlo di tecnologia etica, sicura ed inclusiva? E qua veniamo anche al discorso di genere di cui tanto si è trattato prima. Tecnologia, parliamo di connettività, nel senso che tutte le cose che possono essere connesse le connetteremo. Prima la connessione era tra persone, adesso è tra oggetti, oggetti, persone. Quindi connettività in senso lato. La connettività deve essere sicura, quindi l'aspetto della sicurezza è fondamentale. È notizia di qualche giorno che una donna in Germania è morta perché stava accedendo all'ospedale di Düsseldorf. Poi c'è stato un attacco informatico al gateway di entrata all'ospedale che praticamente ha sdraiato i server, la donna è stata dirottata verso un'altra struttura, purtroppo diciamo non ce l'ha fatta, quindi viene considerato probabilmente il primo caso di morte direttamente correlato a un attacco informatico di sicurezza, di cyber security. Quindi la sicurezza, connettività sicura è fondamentale. Nel momento in cui connettiamo tutti questi miliardi di oggetti, le persone, che succede? Succede che c'è una marea di dati che girano, e qua siamo a casa di Istat, quindi praticamente questo è quello che succede. L'aspetto dei dati è stato detto prima, oltre che la sicurezza, ma la gestione etica di come si trattano i dati e la privacy è un altro aspetto fondamentale, perché più connetteremo gli oggetti più ci sarà una proliferazione di dati e più la problematica del dato sicuro, protetto e eticamente utilizzato è fondamentale. Poi andiamo al terzo step, connettiamo, ci sono tanti dati, ci facciamo qualcosa con questi dati, cioè applichiamo i famosi algoritmi di intelligenza artificiale, perché i dati quindi in maniera algoritmica cerchiamo di far parlare le informazioni, e deve essere questo inclusivo. Che intendo per inclusivo? Intendo che noi abbiamo bisogno di avere donne e uomini che lavorano su questi algoritmi per evitare che la risposta degli algoritmi sia polarizzata in senso maschile. Mi spiego meglio. Negli anni 90, quando fu disegnato, inventato l'airbag, le prime auto con l'airbag, i primi incidenti, le vittime erano donne e bambini. Perché?
perché il gruppo che aveva disegnato, pensato e sviluppato l'airbag erano tutti uomini, quindi le avevano fatti a loro misura e quindi ovviamente le vittime erano donne e bambini. Se voi per un attimo trasportate questo concetto al concetto di intelligenza artificiale, cioè dove le persone mettono il loro cervello in un algoritmo per l'interpretazione dei dati, se questo viene fatto soltanto pensando a metà della popolazione, a come ragiona metà della popolazione, il risultato è un risultato completamente polarizzato. E questo diventa ancora più subdolo dell'airbag, perché per renderci conto dei risultati ci vorranno anni. Quindi il discorso che si faceva prima sull'università con Enrica e del fatto del poche donne nelle università di tipo STEM o STAM con l'aggiunta dell'arte è un problema serio. La mia carriera, io gli ultimi 2 anni sono stata in Italia, però io ho vissuto in Svezia e in California, quindi ho vissuto in paesi, definiamoli progressisti, prima parlavamo della Svezia, dove sicuramente il problema di parità non esiste, ma il problema delle donne nelle facoltà tecniche esiste allo stesso modo. Io ho gestito gruppi enormi di persone in Svezia, così come in California, le donne che avevano la mia struttura erano pochissime, quindi quello è un problema purtroppo trasversale. Ed è un problema, per cui noi abbiamo assolutamente bisogno di trovare una soluzione a breve, perché sennò queste tecnologie, che sono le tecnologie del futuro, purtroppo ci porteranno un mondo che è ancora peggiore di quello per cui, su cui, in cui viviamo in questo momento. Quindi la call for action, l'azione che dobbiamo fare è un'azione abbastanza da fare in fretta. Io colgo lo spunto che diceva Enrica dell'arte, perché in effetti è proprio così, in questo nuovo mondo ci sono 2 aspetti. Uno è il fatto che connettiamo oggetti tra di loro, c'è una componente di design e tecnologia, che è un aspetto importante. Io in questo momento mia figlia fa intelligenza artificiale, lei ha fatto ingegneria informatica, adesso sta facendo la specialistica in intelligenza artificiale, quindi con lei ho visto un poco di corsi specialistici, non sento molto di corsi di design e tecnologia, e quello invece secondo me è una cosa che non solo necessita, ma sarebbe una cosa per cui secondo me le donne si potrebbero più facilmente ritrovare, perché è un modo di addolcire l'aspetto tecnologico con la parte di design. Non solo le donne, ma l'Italia, ma gli italiani, perché qua parliamo di Italia, perché io sono tornata 2 anni fa in Italia con una sorta di give back, per cercare di capire come l'Italia può progredire ancora di più. Quindi c'è sia l'aspetto italiano, quando parliamo di design, che l'aspetto femminile delle donne. La seconda cosa è l'aspetto del data science. Tutta questa interpretazione dei dati, mancano figure di data scientist. Io penso che in Istat probabilmente potremmo appozzare e nel campo tecnologico assumere un sacco di persone dall'Istat, perché i data science sono proprio le persone che studiano i dati e cercano di interpretarli per poi far lavorare l'algoritmo. E quello è un altro aspetto, come dicevamo prima, c'è matematica, c'è statistica, ci sono competenze per cui le donne assolutamente non si spaventano su queste competenze, ed è un altro filone su cui bisogna lavorare molto di più. Io per esempio in California esistono moltissimi corsi che sono post graduate, quindi non sono master, sono per esempio 8 mesi, 9 mesi, c'è una proliferazione di post graduate sul data science, quindi una sorta di rendere un po' più semplice anche gli studi, perché da noi abbiamo la magistrale, c'è la specialistica, poi magari c'è il master, però secondo me ci sono, prendendo anche spunto dagli Stati Uniti, che da questo punto di vista sono abbastanza bravi, quindi altri strumenti. Luis ha un'iniziativa adesso che ha messo in pista sul coding, si chiama, se non sbaglio, Luis 42 Roma, che è una scuola nuova di coding senza insegnanti. Lo trovo una cosa che è appena iniziata, per esempio una cosa
molto molto interessante. E peraltro io conosco benissimo tutto l'Apple Academy e San Giovanni a Teduccio a Napoli, quello è un altro esempio, secondo me è una best practice napoletana, anche se non ci sono ancora troppe donne, però sicuramente l'ho visto come un esperimento molto molto interessante. Bene, grazie Elisabetta. Allora, dopo questa visione, diciamo, di modernità e di con auspici però positivi, a mio modo di vedere, io chiederei a tutte voi di fare un ultimo giro dando ciascuna una o due priorità, cioè per che cosa mettereste in agenda come primi elementi per nella vostra visione di un mondo migliore, per ripartire davvero, anche qualche provocazione che scuota un pochino e ci aiuti a progredire. E reinizierei da Elisabetta Camussi. Prego Elisabetta. Grazie a tutte. Beh, dopo avervi tutte sentite, la risposta molto facile su chi e cosa metterei in agenda è noi e tutte quelle come noi, assolutamente, nel senso che chiaramente non solo noi, ma noi e tutte quelle come noi. Intanto noi come presenza pubblica, visibile e riconoscibile, secondo l'antico e mai tramontato ruolo del mentoring, perché quando inizi a vedere che qualcuna c'è, diventa un pochino più semplice pensare che anche tu ci potresti essere. E questo a me serve a dire, Monica, senza togliere troppo spazio alle altre, che tutto ciò di cui noi abbiamo parlato è tutto contemporaneamente fondamentale, ossia che la parità di genere di cui tutte, a partire da osservatori di competenze molto diverse, stiamo parlando per noi, per le altre e per tutti e tutte, è qualcosa che si realizza solo se si agisce in maniera sistemica e sistematica, perché se ciascuna di noi riuscisse certamente a fare anche solo il proprio pezzetto, qualche passettino di miglioramento nella nostra nazione lo faremmo, ma sarebbe un passettino, come ahimè mi è toccato dire, un po' come lo zucchero a velo sulla torta, che migliora ma non tramuta quel dolce schifoso in un dolce eccezionale se il dolce non è già buono prima. È invece necessario che noi si faccia tutto, o meglio che si chieda da tutti i punti di vista di agire contemporaneamente, perché il cambiamento di cui parla Enrica e che poi l'altra Elisabetta non vede, diciamo, giustamente nella realtà dei fatti, sto pensando in questo momento alle giovani donne che non si indirizzano su discipline STEM o STEM o STAM, voglio dire, è qualcosa che ha a che fare da una parte con un retaggio millenario, dall'altra con avere davanti la possibilità dei servizi, dall'altra ancora col diventare capace di un orientamento, avere strutture che supportino te in un orientamento progettuale sul futuro, che ti facciano vedere che hai un compagno che può con te condividere la cura, che hai una rete sociale alla quale interessa che le donne lavorino e alla quale è noto che se non ci sono le donne nel produrre gli algoritmi, produrremo una tecnologia piena di bias mostruosi che farà fuori sistematicamente le donne, e che ad esempio il design è carino non solo per gli oggetti, ma anche per gli algoritmi. Allora, da persona che studia da tanto tempo gli stereotipi, il cambiamento, io capisco molto bene la collega Elisabetta che dice lo voglio subito. Allora, per averlo subito non possiamo che averlo partendo da piccoli gruppi, ma agendo in maniera sistematica, perché altrimenti tu quello che ottieni è che queste esperienze di eccellenza fantastiche, e meno male che ci sono, ma queste non riescono a fare da traino. Se noi non investiamo completamente la nostra nazione di un cambiamento culturale e sociale, mi piace moltissimo l'idea di usare la privacy come qualcosa che invece che ostacolare entra ed aiuta per portare alla luce. E allora quello che io chiedo è un programma nazionale di promozione della parità di genere che intersechi le competenze e che quindi investa contemporaneamente tutti gli anni sui quali, e su questo chiudo, per me è fondamentale che ci siano statistiche pubbliche, ufficiali, nazionali e locali che costituiscano un sistema di monitoraggio che renda, come moltissime di voi hanno detto, annualmente presente in che direzione si sta muovendo il cambiamento, altrimenti ogni volta finiamo per non avere abbastanza strumenti per poter sostenere, perché cambiare non è una posizione ideologica ma è l'unica posizione che ci resta. Grazie Elisabetta. Allora, d'ora in avanti io vi darei la parola implicitamente nello stesso ordine iniziale, quindi Linda,
Linda non c'è più. Avevo tolto il microfono. Scusate. Ah, ok. Allora, sicuramente mettere al centro la valutazione di impatto di genere, se stiamo affrontando questa tematica nelle politiche, no? E questo è delle politiche, questo è un aspetto fondamentale che implica avere un sistema di statistiche efficiente che sia in grado di darci informazioni, quelle che effettivamente servono. In questo senso mi è parso molto importante l'intervento di Ginevra, che sottolineava questo aspetto cruciale, cioè noi abbiamo sempre più, rifacendosi anche all'ultima norma che sicuramente è stata data, noi abbiamo sempre più bisogno di un'informazione nuda, approfondita, soprattutto su questioni particolarmente anche delicate, su questioni sensibili. Però abbiamo anche visto che se riusciamo ad affrontare questi temi nel modo giusto, le donne non vedono questo come una violazione, no, degli aspetti più intimi, ma sono addirittura, si sentono di contente. Una cosa importantissima, la dico perché può essere utile anche a Ginevra, cosa importantissima, quando per la prima volta abbiamo fatto un'indagine sulla violenza di genere, che era fondamentale, perché non si sapeva nulla sul sommerso, e il sommerso enorme era ai tempi di Rodotà, al garante della privacy, no? E fu una cosa molto innovativa, e dentro l'Istat c'era molta resistenza perché era, non si sapeva, cioè mi si diceva guarda che però le donne non risponderanno, sarà, allora abbiamo provato con una indagine pilota come si fa sempre, e abbiamo provato, e quello che è successo è che in realtà, garantendo la privacy e la sicurezza, le donne si sono fidate, e con la formazione delle persone che parlavano con queste donne, le donne si sono aperte e hanno dato risultati. Quindi il problema della sicurezza, secondo me, è importante, però quindi il problema non è limitare l'informazione. No, 2 minuti lo devo dire. Il problema non è limitare le informazioni e la quantità di informazioni sensibili, ma garantire che nel momento in cui chiedono quelle informazioni, perché sono utili alle politiche, siano le persone sicure che sono tutelate e che nessuno potrà accedere al loro nome. Grazie Linda. Vi chiedo quindi una reazione veloce, mi fanno cenno che come tutte le donne, non so, forse siamo state troppo loquaci, fatto sta che le battute finali adesso, dopo Linda, Ginevra, Enrica e di nuovo Elisabetta. Le priorità, veloci. Ma grazie, quello che avete già detto, devo dire, mi apre il cuore, perché è esattamente quello che penso, cioè io credo che, e io lo porrò come mio obiettivo nei prossimi 7 anni, è quello di diffondere proprio nel mondo delle donne una cultura della privacy, ma che io intendo come consapevolezza della importanza dei dati a nostra disposizione. Sono un patrimonio, una risorsa, e bisogna avere la consapevolezza di questi dati. Avendo consapevolezza si può instaurare quel proficuo rapporto di fiducia, ad esempio tra intervistato e intervistatore, si possono acquisire tutte le informazioni necessarie per avere una, diciamo, un risultato statistico di qualità. Se l'intervistato, la donna, sa di essere protetta e che le sue informazioni verranno trattate in modo lecito e corretto, si aprirà, potrà offrire veramente una informazione di qualità, e questo avrà delle conseguenze sulla stessa indagine, no? Perché sarà fondata su dati completi e veritieri. Il secondo tema, qui da costituzionalista, ma insomma io dico che questi mesi di emergenza hanno determinato una tensione fortissima nelle dinamiche della forma di governo e anche una compressione sui diritti fondamentali. Devo dire che la privacy ha rappresentato in certi momenti un po' l'ultima forse tutela, penso a tutta la discussione sull'app Immuni, cioè in fondo la privacy ha rappresentato un po' una frontiera.
E quindi c'è stato poi anche un ruolo molto importante dei comitati tecnici, voi ne avete fatto parte. È chiaro che però poi deve essere la politica che si assume le responsabilità delle decisioni, no? E qui ci porterebbe un discorso, ci porterebbe lontano. Quindi, per concludere, ma insomma, io credo che come giurista la Costituzione deve essere riportata al suo centro e quindi la bussola anche nei rapporti tra organi istituzionali e quindi con una nuova centralità del Parlamento. Come garante della privacy, credo che la riservatezza dovrà supportare tutta l'analisi in un'ampia accezione di cultura della privacy e come donna io credo che veramente il futuro per il rilancio del paese non è una frase fatta, ma veramente credo che sta molto a noi e questa rete interdisciplinare oggi di questo panel me ne dà una conferma e anzi già vi precetto per le nostre, per i nostri convegni di donne costituzionaliste se avete piacere. Grazie, grazie Ginevra. Enrica. Io condivido in pieno l'impostazione di Elisabetta Camussi perché c'è bisogno di un approccio sistemico e tutti questi pezzi di cui noi abbiamo parlato devono andare insieme per permettere appunto il raggiungimento di una parità di genere che in questo momento è fondamentale per un paese segnato da troppe disuguaglianze. Sul pezzetto della formazione, essendo una che vive nell'università, io suggerirei veramente di allargare le maglie di queste gabbie disciplinari e quindi cercare di poter fare una formazione più interdisciplinare, più interconnessa, che potrebbe formare figure anche più facilmente, anche utilizzando l'e-learning, formare delle figure che servono di più al mercato del lavoro e questo permetterebbe anche alle donne, probabilmente anche a donne già che hanno una loro vita già familiare o di lavoro, di potersi inserire e fare quell'educazione permanente che insomma potrebbe poi essere anche utile per incentivare la loro partecipazione al mercato del lavoro. Grazie Enrica. Elisabetta Romano. Allora diciamomi che quindi prendendo anche spunto da quello che hanno detto diciamo le colleghe amiche, sicuramente il welfare di prossimità di cui non è che avevo approfondito molto, mi sembra veramente una cosa assolutamente interessante, quindi diciamo leggerò di più, però mi sembra diciamo una strada corretta da affrontare e da mettere in piedi. Enrica, diciamo con lo studio, con l'università, assolutamente bisogna fare qualcosa nell'università per attrarre le donne. E la terza azione me la prendo io, essendo un amministratore delegato che come KPI poi assumeremo delle persone, io perlomeno diciamo delle persone, quando ho una lista, una short list di persone, voglio un numero di donne uguale al numero degli uomini. Poi la meritocrazia deve valere sempre, però perlomeno vorrei poter scegliere tra un numero uguale parità di donne e uomini. Grazie, questo è un ottimo auspicio. Io ho dei segni dalla regia terribili, quindi sono costretta a salutarvi velocemente, a ringraziarvi di cuore per questa proficua chiacchierata che ha aperto dei possibili approfondimenti di studio e azioni, soprattutto la call for action è chiara, quindi rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. Grazie a tutte, davvero, arrivederci. 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 Grazie.